Resiste ancora a Bisceglie l'antica tradizione della colva, una macedonia dai sapori autunnali preparata e consumata ogni anno il 2 novembre, in memoria dei cari defunti. Tutti gli ingredienti per la preparazione di questo dolce fanno parte del corredo simbolico che lega la morte alla vita. Adesso sto prendendo il grano già cotto per toglierlo dall'amido che è fuoriuscito in cottura. Il grano, versiamo il grano in una ciotola, aggiungiamo le mele grane, mandorle tostate e cioccolato fondente, un po' di cannella, mescoliamo il tutto un po' di cacao amaro. E iniziamo ad aggiungergli il vin cotto. Il grano cotto rappresenta l'anima dei defunti, ma anche la loro rinascita. Il melograno simboleggia la fertilità e il vin cotto evoca il sangue di Cristo morto e risorto per la salvezza del suo popolo. È una tradizione molto semplice con pochi ingredienti poveri. Come possiamo notare, grano, melograno, mandorle e vin cotto. Cioccolato e cacao. Sono tutti ingredienti che la terra, la nostra madre terra, ci dona. Questa qua viene omaggiata il giorno dei defunti, il 1 novembre. È una tradizione che normalmente si usa, cioè si fa il 1 novembre. Secondo la credenza popolare, ogni chicco mangiato simboleggia una preghiera rivolta alla salvezza delle anime del purgatorio. Invito a venire a Bisceglie da noi, ad assaggiare questa antica tradizione.